E mentre finisce la nostra sigla iniziale di dei Coldplay, ovviamente, targata Coldplay a Skyfall of Stars, noi iniziamo, anzi io inizio, oggi sono qui da solo, mi hanno abbandonato dallo studio di Radio Roma Futura a Villa Gordiani e chi vi parla ovviamente è Federico El Pampa Sozio e vi dà un buon pomeriggio qua su Martedì da Leoni. E oggi perché da solo? Perché il nostro Davide Moroni, ecco, che comunque mando un grande saluto, un grande abbraccio, che dopo una seratona, quella di ieri, insomma, ha fatto una grandissima prestazione, ecco che oggi c'ha la febbre, quindi sta a letto, purtroppo allettato con la febbre e non è potuto essere qui presente, ma bando alle ciance, sono le ore 17:05 per la precisione, noi dovevamo partire alle 16:30, ma insomma ragazzi, un minuto più, un minuto meno ci può stare. Intanto iniziamo la puntata, oggi una puntata un po' particolare, ecco, diciamo così, perché
perché comunque, ripeto, sono da solo e saluto il mio compagno di tante avventure, Davide Moroni, e gli mando un grande abbraccio ancora, anzi un applauso, speriamo di che si riprenda presto il nostro buon Batman Moro Moroni. E noi, dicevo, bando alle ciance, perché? Perché comunque oggi è una puntata comunque particolare, una puntata comunque ricca, ma al di là di questo iniziamo subito mettendo una hit del momento, perché ci organizziamo un attimino con tutto quello che è successo, tanto per cominciare, ieri al Borussia Roma con la partita contro le giovani marmotte, che adesso racconteremo dopo questa hit che sentiremo adesso. E poi comunque ecco anche spazio a classifiche, spazio a tutto quello che riguarda la Serie A 2014-2015 a Roma 3Z, con una piccola parentesi a una squadra che non dico il nome, ma comunque di amici che noi seguiamo, che sono ovviamente qui di tutti di Roma, o quasi tutti di Roma, però comunque ecco che ieri hanno giocato, hanno recuperato un turno a causa di tanta pioggia, tanta grandine. Ragazzi, purtroppo fa freddo, purtroppo piove, purtroppo grandina, che volemo fare, insomma. Intanto vedo che hanno messo anche un bellissimo orologio sopra il pannellone di Radio Roma Futura, sempre più bello questo studio, devo dire la verità. Dicevo, intanto mi sto portando un po' troppo avanti. Ci dobbiamo sentire questa meravigliosa hit di targata Marco Mengoni qua su Radio Roma Futura, ovvero Guerriero. Dopo, appunto, ci risentiamo per tutte le novità. Levo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni. Arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia. O forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso. Lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Riparerò da inganni e maldicenze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. Resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste. E ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno. E attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente. Io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Da tutto non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre.
giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero. E questo è Marco Mengoni qua su Radio Roma Futura, la tua radio di intrattenimento. Ore 17 e 12. Intanto siamo collegati appunto qua dagli studi di Villa Gordiani e stavamo parlando appunto di quello che era successo ovviamente ieri in quello che era, che è stata la partita, una delle più belle forse della stagione del Borussia Roma, perché comunque c'è stata questa partitissima, ripeto, del Borussia Roma contro le giovani marmotte. E intanto oggi voglio anche un pochino cambiare, perché comunque voglio anche cambiare un pochino la dicevo la canzone di sottofondo per quello che riguarda la nostra, opla, la nostra, eccola qui, la nostra trasmissione, che come sapete è sempre Viva la Vita, la nostra canzone di sottofondo. Oggi vediamo se abbiamo qualche novità. Allora, intanto parliamo di Borussia Roma, perché comunque c'è tanto da dire e c'è tanto da appunto da raccontare, e soprattutto ecco che comunque ieri è stata una partita abbastanza complicata per le nostre per i nostri ragazzi, per i nostri colori. Perché? Perché comunque ecco che ieri è arrivato un altro pareggio importante contro una squadra che, dicevo, sta giocando molto bene, ovvero le giovani marmotte, che ieri hanno strappato questi gol importanti, soprattutto con il loro bomber, perché comunque è molto molto forte. Adesso vi dirò anche chi è questo signor bomber, se vogliamo così dire, ovvero Andrea Folchitto, chiamato anche Folk, delle giovani marmotte, tra l'altro in testa alla classifica cannonieri a quota 20 gol, quindi proprio ha preso il via questo grande bomber, che gli mandiamo un saluto perché comunque è fortissimo, anzi noi ci auguriamo magari di averlo presto in un collegamento telefonico. E ripeto, ieri c'è stato questa partita, risultato per 5-5. Ricapitolo un po' i gol, perché i gol sono stati quelli di appunto di tripletta di un Galli scatenatissimo, e oltre Galli poi c'è stato il gol nel finale di Fioravanti, ma ricordiamo anche il gol di Luca Tacelli, che appunto ogni volta c'è stato un batti ribatti tra le due squadre, e è stato molto molto difficile ieri sera cercare di chiudere la partita, nonostante mister Angelini le abbia provate veramente tutte. Alla fine c'eravamo quasi riusciti, poi proprio sullo scadere è arrivato il gol del pareggio appunto delle giovani marmotte. Allora, nel frattempo che io mi cerco un pochino tutti i dati, perché oggi, perdonatemi, ma sono da solo, quindi senza il mio buon Davide Moroni che mi tiene compagnia, ripeto, perché comunque è febbricitante, quindi se sentite solo la voce del vostro Pampa è perché appunto il nostro Davide Moroni è a letto con l'influenza, come gran parte di tutti voi, perché gran parte sono allettati ormai con la febbre, influenza, più ne ha più ne metta. Io dico sempre fate i bravi, però comunque che vogliamo fare qua, è inverno, il clima è questo, e dobbiamo tenercelo per